Bene, oggi non posso nascondervelo l'ospite perché è qua a fianco a me. Oggi abbiamo il nostro Macro Alf qui negli studi di Amsterdam. Alfonso, grazie per esserci venuto a trovare. Piacere mio Marco, ciao a tutti. E quindi, veramente periodo strano, eh? Periodo veramente, veramente strano. Mercati che non guardano in faccia a nessuno, enorme ottimismo. Situazione macro probabilmente non così allineata a questo enorme ottimismo. Che succede? Il 2023 è stato l'anno delle negazioni, no? È stata negata una recessione, negata la crescita, l'espansione economica della Cina che non è arrivata, negati anche gli utili che sono andati bene rispetto alle aspettative, al consensus che c'era. 2024, che dobbiamo affrontare? Secondo me la parola chiave del 2024 è animal spirits in inglese, quindi c'è un po' di euforia, un bel po' di euforia, ok? E questa non è solo la mia sensazione, ma si può quantificare, Marco. Ad esempio, se uno guarda il mercato delle opzioni, che vengono spesso utilizzate dagli investitori per creare leva, per prendere posizioni più aggressive, e guarda quella che si chiama la skew, che può essere un parolone, ma in realtà è soltanto ti misura praticamente l'appetito che gli investitori hanno per le call contro le put. Ma ovviamente gli investitori hanno sempre più appetito per le put che per le call, perché quelle put ti hedgeano contro un downside, no? Quindi la skew ha sempre una certa direzione, ma la grandezza e la velocità con la quale si muove questo appetito verso le call, verso le put, ti fa capire quanta euforia c'è. Al momento abbiamo una delle skew più compresse negli ultimi 6-7 anni. Cioè, questo vuol dire che gli investitori hanno un appetito marginale per le put Quindi bassissimo, non si stanno ok? coprendo, non ci Bravo. sono coperture. Anzi, ce ne sono di più che vanno lì e dicono: ok, dammi una call su Nvidia, su qualcosa che può andare in una maniera esplosiva in alto, che è un po' lo stesso atteggiamento che, se ti ricordi, alla fine del 2021, ok? Poco prima che la Fed girasse e decidesse di iniziare ad alzare i tassi, Sì. più o meno ci sono le skew che sono quasi a quel livello. O nel 2017, ti ricordi il 2017, un anno in cui il mercato saliva ogni giorno non lo so, di 40 punti di S&P in maniera molto ordinata, allora le persone iniziavano a sentirsi più Certo, rinvigorite. l'appetito. Gli stessi animal spirits sono visibili lì, sono visibili nei credit spreads, quindi diciamo, per spiegarlo praticamente sarebbe il costo che un'azienda che ovviamente ha più rischio di credito di uno Stato deve pagare per emettere debito al di su di quello che uno Stato pagherebbe. E questo spread di credito è praticamente ai minimi degli ultimi 6-7 anni. Non è rimasto quasi più nulla, per la compensazione dell'investitore in comprare titoli un po' più rischiosi. C'è davvero un appetito fortissimo per il rischio e quasi nullo per la protezione al downside. Sì, veramente una situazione particolare. E oggi c'è un grandissimo earnings, c'è l'utile di Nvidia, che forse è la vera grande protagonista, è quella che a marzo ha cavalcato il trend dell'intelligenza artificiale, quando ti ricordi c'è stato il fallimento delle banche regionali, a febbraio sembrava dovesse espandersi, è intervenuta la Fed in maniera molto molto veloce, ha messo una toppa e poi è ripartito questo trend, Nvidia protagonista, ripeto, principale. Oggi gli earnings, le aspettative sono impressionanti, 20 miliardi, cioè deve fare dei numeri impressionanti, staremo a vedere se ha le carte per farli, a Sì, dire la verità. sì. Ma questo può secondo te essere un pivot point? Secondo me gli earnings di Nvidia sono importanti proprio perché l'euforia del mercato è molto molto elevata. Quindi una delle cose importanti per gli investitori da capire è che non si investe mai in un imbuto o in un silo, ma si investe sempre contro le aspettative del mercato. Quindi quando uno dice io sono bearish il mercato azionario, ok? C'è da capire qual è il consenso che oggi vediamo nel prezzo, cioè l'S&P oggi treda dove treda 4975 è il future, penso che sia. Quando tu lo vedi, ok, questo prezzo è in sostanza il sunto, il succo di tutte le aspettative degli investitori, ok? E oltre a guardare il prezzo, c'è da guardare le opzioni, momentum e altre cose che ti fanno capire qual è il consenso in quel momento. E oggi il consenso per gli earnings di Nvidia è molto elevato, ok? Quindi anche se Nvidia dovesse costare dei numeri importanti, la barra è molto molto alta oggi per sovraperformare, ok? Allo stesso tempo però abbiamo ancora, se si guarda il mercato delle opzioni, molta volatilità già apprezzata nella giornata di oggi, ok? Quindi chi ti fa il market making sulle opzioni si aspetta che oggi possa essere un giorno volatile, ha costruito, no, un po' di buffer nelle opzioni per gestire questo giorno. In generale, al di là di oggi, c'è un qualcosa di cui volevo parlare, Vai. che è il mercato obbligazionario, e iniziamo a sentire un po'
non ancora da membri della Fed, ma da qualcuno molto vicino alla Fed, ad esempio vecchi membri della Fed che ora sono più liberi di esprimere la loro opinione. Ieri c'è stato un articolo di Bill Dudley, che era il predecessore di Williams, presidente della New York Fed di oggi, e Dudley ha detto ieri che secondo lui la politica monetaria in America non è così tight come si pensa, non è così stretta, i tassi sono al 5,25, sì. Secondo lui non è così tight. Quindi gli è stato chiesto, ma perché? E lui ha detto, perché strutturalmente l'economia americana oggi può gestire un tasso neutrale più elevato. Quindi il tasso neutrale, che sarebbe questo tasso inosservabile ma stimabile, al quale l'economia americana può andare tranquillamente, smooth, senza una recessione, che la Fed oggi stima essere al 2,5%. Quindi la Fed dice, io ti ho alzato i tassi al 5,25, sono molto più alti del neutrale, ok? E Dudley e qualcun altro stanno iniziando a dire, ma siete sicuri che il 2,5 è il tasso neutrale? Non è che l'economia americana, per via di questi deficit che adesso una volta erano uno strumento anticiclico, il deficit si usava per combattere una recessione, per combattere un aumento della disoccupazione. Oggi il deficit si usa sempre, sì, in America. Sì, in espansione, in recessione. Allora questi deficit non più ciclici ma strutturali, secondo Dudley, stanno causando una forza più strutturale nell'economia americana che avrebbe, secondo lui, alzato il tasso neutrale. Questo significa che la Fed non può far così tanti tagli dei tassi, ma il 5,25 in realtà non è così tight come si pensa. Questo è quello che sta dicendo Dudley. Io mi chiedo, ma se il mercato dovesse credere a questa teoria, ok, magari andiamo a marzo alla Fed e Powell dice anche lui, ah, secondo me il tasso neutrale si è alzato. E il mercato del bond a quel punto deve riflettere, deve pensare a rialzare pur lui i tassi. Questa stessa meccanica è successa alla fine del 2018. A settembre-ottobre del 2018, se vi ricordate, Powell, sì, disse, no, ma in realtà il tasso neutrale è più alto perché qua continuiamo... Posso alzare. Sì, lui disse, qua continuiamo a alzare i tassi, non succede mai niente, l'economia non rallenta, non è che qualcosa è diverso, frase famosissima, molto dispendiosa in finanza, no? E lo disse. E il mercato disse, ah, tu pensi che è diverso? Allora ti fa un sell-off fortissimo nella parte lunga della curva, il mercato del credito congelò completamente in America, tu non potevi emettere più un bond, sei una compagnia per 2 mesi e nessuno te lo comprava. Il mercato azionario, ti ricordi, Apple perse il 20% in 6 settimane. Gran momento. Mamma mia, e voilà. E poi dovette intervenire pochi mesi dopo Powell a dire sorry, ho sbagliato, no, adesso ritagliamo i tassi, stoppiamo il quantitative tightening, eccetera. Non vorrei che la sequenza potesse ripetersi stavolta, con tutti questi animal spirits. Se il mercato obbligazionario desse il via a un altro sell-off su questa idea che strutturalmente l'America è forte e può gestire tassi molto più alti, potrebbe far partire questo ciclo un po' simile a fine 2018. Beh, tutto sommato, Powell lo ha detto, no? Più in alto, più a lungo, è stato il suo mantra ormai da tanto tempo. Vogliamo vedere dati, questa traiettoria disinflazionistica robusta, stabile, e c'è. C'è stato un piccolo, non rimbalzo, ma l'ultima, sì, l'ultimo Consumer Price Index è andato al 3,1 invece del 2,9, quindi insomma c'è un po' di... è un po' appiccicosa questa inflazione, sì, è normale. E i mercati piano piano le aspettative dei tagli le hanno spostate e ridotte. Esatto. Marzo, poi non è marzo, è aprile, poi è maggio, ed addirittura scontavano più di 125 punti base ad un certo punto, sì, e adesso è più contenuto. E quindi da un certo punto di vista sembra quasi una lotta, no? I mercati rialzano e Powell ha l'ultima parola e vediamo che farà. Però questo è anche l'anno delle elezioni. Sì. Allora, io questa cosa delle elezioni che metti è importante, è una dinamica che non ancora molti mettono sul loro radar, ma io penso che tu invece abbia ragione a metterla già adesso, perché, sì, le elezioni in America arrivano a novembre, ma la campagna elettorale forte in realtà parte prima, ok? Quindi se tu sei la Fed, Marco, e c'hai i tassi al 5,25, ok? E c'hai l'inflazione che si è abbassata, gira intorno al 3, ok? Non è ancora il 2, però è vicino, più friendly, ok? Come inflation print. E a questo punto dici, ok, voglio iniziare ad abbassare i tassi, però lievemente, perché l'economia ancora mantiene bene, non è che voglio tagliare i tassi così velocemente. Quando è che ti conviene iniziare, se sei la Fed? Non ti conviene aspettare le elezioni o il ciclo molto forte, altrimenti diventa quasi una mossa politica, poi vieni strumentalizzato e i democratici vogliono che tagli i tassi perché così gli fa un piacere sotto le elezioni, i repubblicani ti diranno, che fai, stai favorendo i democratici? Quindi invece che fai? Parti un po' prima, secondo me in maggio-giugno è il momento giusto per partire.
La cosa importante è non, a questo punto il mercato ha riprezzato correttamente, come hai detto, prezza 3 tagli quest'anno, poi però ne prezza altri 4, ne prezza altri 4 nel 2025. E secondo me, se il mercato dovesse pensare a questa nuova idea che l'America non ha bisogno di tagliare i tassi al 3-3,5% per funzionare, magari l'America funziona al 4, ma anche al 4,5%, ok? Questa idea del tasso neutrale più alto, e sì, la Fed può iniziare a tagliare i tassi, però si dovrà fermare presto. Mi ricorda il ciclo del 1995 o del 1998. La Fed alzò i tassi nel 94, sì. Nel 95 l'inflazione rallentò e fu l'unico soft landing mai veramente achieved nella storia, ok? Quindi prendiamo che magari il mercato pensa che succeda di nuovo lo stesso. Cosa fece la Fed allora? Alzò i tassi nel 94, come ha alzato i tassi nel 2022 e nel 2023? Arrivato al 2024, che sarebbe il 1995 back then, sì, ma la Fed tagliò 3 volte e poi si fermò. Perché? Perché tagliando i tassi 3 volte fu abbastanza, l'inflazione era tornata al 2, l'economia era ok, perché tagliare i tassi? E poi è stata ferma per praticamente altri 2 anni. E questa volta invece il mercato taglia, prezza 3 tagli quest'anno e poi ne prezza altri 4 però nel 2025. Allora, secondo me quei tagli che sono prezzati, il mercato può immaginare che in realtà la Fed non li fa. Allora inizia a tagliare adesso preventivamente, però la parte lunga della curva non riesce a seguire, perché poi si fermano presto con i tagli, no? Allora la parte lunga della curva rimane bella tosta, 30-year treasuries. Se li mettiamo magari come nel grafico per dare un'idea alle persone, no? Se voi ricordate, ecco il TLT, quindi l'ETF, guardate a ottobre, no? Il minimo che fece lì, non so se vi ricordate, a ottobre dell'anno scorso ci fu il servizio della CNBC, se non sbaglio, che parlava che i tassi dovevano arrivare al 13%, ok? Quello, quando i media vanno con queste narrative da front page, questi numeroni clamorosi, è il top, ragazzi. Cioè, in genere, puoi sempre fare l'opposto, perché è proprio l'espressione massima del consenso, della narrativa fortissima, di una crowded position che può girare. Ora sta ritornando, cioè il TLT ha fatto un grandissimo rally fino a fine dicembre. Sì, eccolo qua. Eccolo lì, fino a 100, adesso ha riprezzato abbastanza importanti, ok? Io ho la sensazione, ok, che nelle prossime settimane, sempre se i dati macroeconomici non crollano, se crollano i dati macroeconomici, ok, ma se non dovessero crollare, secondo me questa sensazione che temporaneamente il mercato pensa che no, questa volta è diverso, l'economia americana è strutturalmente diversa, può reggere tassi più alti, è quel movimento che porterebbe il TLT un po' più in basso, va poi a creare delle crepe, ok, nel mercato del credito, va a distruggere questi animal spirits che sono ovunque, quindi fa un po' di danni al mercato azionario, e così tardi nel ciclo poi potrebbe essere effettivamente la mossa finale, un po' come l'è stata a ottobre-novembre del 2018. Interessante questa dinamica, abbiamo parlato di TLT più volte infatti, che secondo me potrebbe essere un po' anche una forma di hedging, tutto sommato, lo potremmo usare in un portafoglio anche per questo. E ragionavo su questo però, no? 3 tagli quest'anno, 4 tagli il prossimo, comunque sono comunque tagli non da recessione. No, assolutamente. Quindi il mercato continua a credere ormai e a posizionarsi per una non recessione 2024 e anche 2025, perché 100 punti base, un punto percentuale, non è un taglio recessivo. Il mercato ha fatto un po' questo pendolo, tu l'hai definito un po' come push e pull, no? E l'ha fatto perché a febbraio-marzo dell'anno scorso, con la crisi bancaria, la recessione, secondo i miei modelli che si basano sulle opzioni, era prezzata al 40-50% di probabilità. Raga, ma una recessione succede una volta ogni 10 anni, cioè al 40-50%, cioè vuol dire c'è una coda, un'aspettativa molto molto forte. Poi la recessione non è arrivata, allora il mercato l'ha smontata piano piano questa probabilità di recessione, no? Ha avuto un bel rally azionario, il mercato dei bond ha fatto un bel sell-off, tutti i cut nella parte corta della curva americana sono stati tutti cancellati o posposti. E ora però il pendolo secondo me ha tirato troppo nell'altra direzione, Marco, perché i miei modelli delle probabilità implicite di una recessione nel mercato delle opzioni girano intorno al 12% adesso, ok? Cioè il 12% è una probabilità bassa che è data adesso dal mercato, soprattutto perché una recessione succede una volta ogni 10 anni in media, quindi il 10% sarebbe una probabilità onesta. Però ora ti stanno dando la stessa probabilità come se tu fossi all'inizio di un ciclo economico, ma non sei all'inizio, sei molto avanzato all'interno del ciclo economico, quindi ora dovresti prezzare una probabilità un po' più alta di una recessione, ok? Magari il 20, il 22, il 25, il 10-12% che ti danno via è molto poco. Quindi è vero che io parlo del TLT e di un potenziale sell-off, di questa nuova narrativa del tasso neutrale,
e magari un investitore tattico può provarla a giocare, però per il medio termine, secondo me adesso vanno accumulate posizioni che beneficiano di una recessione, ok? Cioè se guardo ad esempio a un bond a 5 anni americano, no? Se lo, magari certo, lo possiamo tirar fuori. Un bond americano a 5 anni, ne parlo di più, anche a 10 può andare a 5, va benissimo, eccolo là. Questo è il rendimento, ok? Io di questo bond qua, che adesso rende il 4,23%, ok? Allora, in pratica questo bond sta scontando che i tassi partono oggi al 5, per avere un rendimento al 4,25 di un bond a 5 anni, sta praticamente prezzando che i tassi girino fra il 5 e il 3 per i prossimi 5 anni. È la media, sì, più o meno, media, più o meno, senza scontare i cash flow, ma più o meno una media è quella. Ragazzi, ma se c'è una recessione i tassi non vanno al 3, ma molto più bassi del 3, quindi l'opzionalità implicita nel proteggersi da una recessione comprando questi bond ora è molto positiva, perché nel frattempo intanto fai il rendimento del 4,25%, che male non è, te lo parcheggi in portafoglio, sta lì per i prossimi 5 anni, ti rende il 4,25, se ci dovesse essere una recessione però magari fra 6 mesi o fra 9 mesi, sì, il rendimento qui crollerebbe, il prezzo del tuo bond salirebbe. Quindi bisogna pensare, secondo me, anche più a medio termine. Abbiamo parlato del TLT tattico, prossime settimane, il meeting della Fed, la nuova narrativa. Se tu sei invece sei più orientato a medio e lungo termine, è qui che le opzionalità sulla recessione sono prezzate abbastanza sconto, secondo me, devi andare a comprarne un po'. Sì, è vero. Adesso infatti parliamo anche un po' di protezione, e già capiamo che un portafoglio non può avere solo posizionamenti del presente, no? Cioè deve comunque avere posizionamenti che hanno anche un orizzonte temporale più ampio. Veniamo ad un punto, secondo me abbiamo parlato tanto della Fed e quindi degli Stati Uniti e Europa, anzi facciamo ancora un passo indietro, perché probabilmente dopo 3 anni e mezzo, forse addirittura 4 anni di sincronia di politiche monetarie delle banche centrali, no? Il taglio dopo il Covid e poi la lotta all'inflazione con il rialzo, un po' si sono mosse, sì, un po' chi prima, chi dopo, però quasi all'unisono, e questa sincronia un pochino la stiamo perdendo, perché cioè adesso c'è la lotta, sarà la BCE farà finalmente il primo passo lei, vista la situazione economica in Europa, e per una volta non aspetterà la Fed e quindi taglierà lei i tassi per prima, li taglierà invece di nuovo per prima la Fed. Poi abbiamo la Bank of England, proprio oggi lo discuteva di nuovo, la New Zealand, la banca della Nuova Zelanda centrale, più propensa al rialzo addirittura, così come l'Australia, la Bank of Australia anche l'ha dichiarato. Quindi si cominciano a creare queste diversità, questa divergenza, no? Che è anche interessante. Tra l'altro, lasciami dire che magari aiuta un po' la volatilità, perché le volatilità sono scomparse, non esistono più le volatilità del mercato valutario, non esistono, non c'è praticamente volatilità. Ecco, come questo può essere interessante per un investitore di medio termine, diciamo? Ma allora, prima cosa mi piace l'angolo, perché c'è stato un coordinamento delle politiche monetarie molto forte nel 2022, e secondo me questo si allinea col famoso detto di Minsky, che dice che una stabilità artificiale prolungata nel tempo causa una forte instabilità nel sistema a un certo punto. Adesso la stabilità è stata quella di seguire tutti la Fed, cioè la Fed ha alzato i tassi di 500 basis points, olà, tutti alziamo i tassi di 400-500 basis points. Problema, le politiche monetarie funzionano con un lag, quindi ci vuole del tempo che passa nel mezzo tra quando fai il rialzo dei tassi e poi quando vedi l'economia iniziare ad assorbire negativamente gli effetti. C'è un lag, e il lag è variabile, cioè in alcune economie ci può voler 6 mesi, in altre ce ne può volere 2 anni finché vedi effettivamente gli effetti. Quindi i lag sono variabili, ma anche la natura dell'economia è diversa. Ad esempio, in America il rialzo dei tassi molto rapido, Marco, non ha finora portato un grosso rallentamento, anche perché il debito privato in America è relativamente basso. Dopo la crisi finanziaria, gli americani non hanno più 4 mutui su una casa, eccetera, eccetera, come si vedeva nei film Wolf of Wall Street, eccetera. Sono molto più contenuti perché le hanno prese sonoramente, ok, nel 2008-2009, hanno un debito privato più basso e ci sono meno mutui variabili in America, ok? Quindi tu hai rialzato i tassi, ma uno che ha bloccato il mutuo a 30 anni al 3% in America, che tu gli alzi il tasso del mutuo al 7%, quello non gliene frega niente, Marco, perché il suo mutuo l'ha bloccato. Allora il refinancing mechanism per i corporate e per le persone che hanno una casa non esiste, o comunque ci mette molto più tempo, no, a entrare in gioco. Ora spostiamoci in Svezia, dove l'80-90% dei mutui è variabile.
Quindi la Banca Centrale Svedese ha detto: ah, alziamo i tassi per noi, voilà, seguiamo la Fed. Hanno alzato i tassi di 400 basis point. La gente che ha un mutuo lo sente subito, non è che deve aspettare il refinancing di che il tasso è variabile. Nonostante i salari che insomma in Svezia non scherzano. Però che succede? Che se prima dovevi un salario di 5.000 euro al mese in Svezia e il tuo mutuo al vecchio tasso variabile basso ti costava 1.000 al mese, adesso che hanno alzato il mutuo ti costa 2.000, 3.000 al mese. Quindi tu dello stesso salario una porzione molto più grande la devi allocare a pagare il tuo debito, che vuol dire che potrai spendere meno, no? E che vuol dire che l'economia rallenterà. Il GDP della Svezia è zero. GDP di UK è zero. Perché? Perché la struttura di queste economie è completamente diversa da quella americana. Opportunità, secondo me nei prossimi 6-12 mesi nel mercato FX sarà una festa. Perché avrai tutti che cercheranno di seguire la Fed e pochi che ne saranno in grado. Quindi le... come dire, i cracks, insomma, un po' diciamo, il terreno si muoverà in maniera scoscesa sotto economie che sono più deboli strutturalmente, il mercato azionario ne risentirà, il loro mercato domestico azionario anche ne risentirà, e i loro mercati obbligazionari, quindi il mercato obbligazionario magari del Regno Unito avrà un rally molto più elevato quando capirà che la Bank of England sarà forzata a tagliare i tassi più rapidamente dell'America. Quindi opportunità in mercato azionario, valutario, obbligazionario e guardare fuori dall'America, come hai detto, perché ce ne saranno molte di opportunità. Vero, lo ritengo anch'io. E guardiamo la camera, Alf, perché abbiamo un grandissimo annuncio da fare e anzi ci siamo anche preparati per mettere subito qui una cosa, perché Alfonso qui sta partendo con il suo hedge fund, con il suo fondo di investimento privato. Raccontaci un po' di questa strada e poi chiudiamo con una cosa molto interessante, vai. Grazie Marco dell'opportunità, annuncio live da Marco Casario per gli amici italiani. Allora ragazzi, io fino al 2021 ho gestito un portafoglio di 20 miliardi per ING, poi ho deciso di aprire la mia compagnia, di fare quindi educazione finanziaria, un po' quel che fa Marco sostanzialmente. Ma sotto richiesta di investitori nell'ultimo annetto che mi hanno chiesto di sostanzialmente riaprire un fondo, un macro fund, ho deciso effettivamente di farlo. Il macro hedge fund che aprirò e che sta già aprendo non sarà aperto a grossi istituzionali, quindi per lo stesso principio precedente, via dalla Torre d'Avorio e apertura alle strategie macro verso persone comuni, ok? E il fondo macro servirà come un complemento al classico portafoglio di investimenti che voi magari avete, ad esempio il 60-40 o altri portafogli, perché le strategie saranno completamente non correlate al mercato azionario e al mercato obbligazionario, sfrutteranno proprio queste divergenze di cui parlavo adesso con Marco, no? Ad esempio la Nuova Zelanda, quello che succede in Cina, quello che può succedere in Canada, in Europa, negli Stati Uniti. Un fondo macro è molto molto agile, in grado di mettere su strategie che utilizzano i miei modelli per prendere, insomma, vantaggi, perché soprattutto nei prossimi 5-10 anni penso che lo scenario macroeconomico sarà molto più volatile, l'uso delle politiche fiscali da parte dei vari paesi è diventato molto molto aggressivo e anche volatile, no? Abbiamo visto in America quel che è successo con la politica fiscale, ci saranno tantissime opportunità, è ora di riaprire un fondo macro. Bene, ottimo, ottimo. Ci torniamo adesso alla fine. Intanto vi lascio qui i contatti, ve li metto anche in descrizione, quindi potete mandare un'email direttamente a Alf e vi risponderà poi. E facciamo così, visto che abbiamo presentato questa cosa, anche per far rendere conto in maniera pratica di come ragionerai per il tuo fund. Mini rubrica da 6-7 minuti, ok? Investire ai massimi storici. È difficile, no? Adesso siamo ai massimi storici, addirittura col DAX in Europa, che se vuoi è ancora più follia, no? Dell'America. Come ti muoveresti se dovessi pensare e dare un consiglio, o magari proprio con il tuo fondo oggi, cominciare a fare un po' di posizionamenti? Che ragionamenti faresti? Allora, vai, dicceli qua in camera. La prima cosa che farei è pensare che generalmente un mercato ai massimi, generalmente, si compra. Cioè, se tu fai uno studio e vedi ogni volta che un indice azionario ha raggiunto i massimi, che è successo 12 mesi dopo, ne raggiunti nuovi di massimi. Esatto. Okay? Però questo succede se la politica monetaria e la politica fiscale, ma specialmente quella monetaria, sono supportive di un'economia che sta crescendo. A quel punto tu i massimi li devi comprare, diventa tipo un momentum trade, ok? In cui tu compri i massimi ma continua a salire fino a che diventa, cioè, un'esaustione.
Oggi non siamo in quello scenario, ok? Quindi quello che si fa oggi invece si sta fuori dalla semplice esposizione al mercato azionario e si cercano strategie che non sono correlate al mercato azionario, ok? Una cosa che si può fare è si può comprare opzionalità per un potenziale ribasso del 5-10% dei mercati azionari in una finestra nei prossimi 3-6 mesi. È molto cheap comprare questa opzione oggi. Certo, molto cheap, volatilità molto bassa, come avevo detto prima, la skew è molto molto contenuta. Chiaramente comprare un'opzione cheap non significa fare per forza soldi, significa che se hai un framework che ti permette di valutare quando è il momento giusto e lo fai nel tempo riuscire a tirar fuori delle volte dei profitti molto elevati contro il premio che spendi. Posso solo interromperti per dire, comprare opzionalità, lo dico giusto magari per chi non mastica quello che sta dicendo, comprare una put con un orizzonte temporale di 3, 4, 5 mesi, che oggi costa pochissimo per via della volatilità, questo si intende per comprare opzionalità. Vai. Poi si potrebbe pensare a altre strategie di opzionalità a rialzo invece, e in questo caso sull'oro. L'oro ha raggiunto nuovi massimi a dicembre dell'anno scorso, quasi in silenzio, ok? Abbiamo fatto nuovi massimi storici, nessuno ne parla. E secondo me è importantissimo capire come l'oro gira intorno ai $2,000 nonostante i tassi reali, i tassi nominali siano altissimi. Quindi è segnale di una forza non indifferente. E secondo me nel momento in cui abbiamo questa reazione un po' più negativa nei mercati azionari, quindi quando il ciclo matura ancora ulteriormente, l'oro, una volta che i mercati obbligazionari iniziano ad abbassare i rendimenti, diventa davvero potenzialmente esplosivamente all'alto. E anche in quel caso opzionalità, quindi le call sull'oro, sono prezzate a livelli abbastanza convenienti. E poi queste sono quindi opzionalità, ok? Ma come corpo di strategia a cui guardare ora sono proprio quelle strategie sulle monete di cui stavamo parlando prima, perché ci sono delle, prima cosa c'è una volatilità molto contenuta adesso, ma c'è il potenziale di un movimento esplosivo in monete i cui paesi sono in una posizione molto più fragile degli Stati Uniti, ok? Ad esempio la sterlina, che si è apprezzata in maniera quasi verticale contro il dollaro negli ultimi 6-12 mesi, secondo me offre una possibilità al ribasso non indifferente. Il Regno Unito è comunque fragile, ha delle strutture per i quali il rialzo del tasso può causare determinati danni. Anche lì i mutui sono variabili, ad esempio, hanno dei grossi rifinanziamenti da osservare nei prossimi 12 mesi. Quindi guarderei a valute, mercati obbligazionari uno contro l'altro, ok? Quindi cercare di dire, ok, il mercato americano magari sarà quello un po' più resistente, ma i tassi possono scendere invece molto più velocemente in Europa, in Regno Unito o altrove. E quindi queste strategie di relative value affiancate da opzionalità put nel mercato azionario di medio-lungo termine, 3-6 mesi, e call sull'oro anche lì di medio-lungo termine. Ok, molto interessante. Questo quindi è un orizzonte di medio. E per quanto riguarda equities, tolte le opzionalità, ovviamente è difficile andare a navigare, però si parla tanto di questa estrema convenienza del mercato delle equities in Europa rispetto agli Stati Uniti. Lì ci potrebbero essere, per esempio, opportunità. Questo è qualcosa che ti piace come ragionamento? Seguiresti, inseriresti in un portafoglio di questo tipo? I mercati emergenti o i mercati sviluppati non americani, tipo quello UK, quello europeo, ok? O i mercati emergenti sembrano sempre cheap contro il mercato americano. Io ti posso fare un grafico di 10 anni in cui sono sempre cheap, alcune volte un po' più cheap, alcune volte meno cheap, ma in pratica ci sono delle ragioni quasi strutturali per le quali le valutazioni in America sono un po' più alte sempre delle valutazioni in Europa, proprio di definizione. La prima è che l'indice europeo è comunque molto fortemente concentrato nelle banche, assicurazioni, car manufacturer, quindi che ne so, BMW, eccetera, sono abbastanza forti di concentrazione nel mercato europeo, e questi settori non tradano a multipli molto elevati. Non lo tradano perché sono settori abbastanza prevedibili, molto regolamentati, quindi non è che c'è la possibilità di poi sparare in alto. Il mercato americano è un mercato molto molto pesante dal punto di vista tech. Le compagnie tech tradano di definizione a valutazioni più alte perché hanno dei margini di crescita potenzialmente più elevati. Quindi la struttura, la composizione dell'indice alcune volte determina la valutazione. Se è un indice più bancario che tech, l'indice tech girerà sempre una valutazione un po' più alta. Non so se sono contento di comprare le banche in Europa, e te lo dico perché ho notato che... Eppure c'è questa narrativa adesso ma stanno portando avanti, no? Osservavo l'altro giorno che alcune banche tedesche
di media piccola grandezza, parliamo di 100, 200, 300 miliardi di attivi, quindi una banca non enorme, ma comunque è significativa. Le azioni stanno esplodendo, i credit spread stanno esplodendo. Mi sono chiesto cosa è successo, sono andato a controllare, gli investitori in queste banche hanno realizzato che le loro banche avevano preso esposizione a commercial real estate in size molto molto elevata, specialmente il commercial real estate americano, ma anche quello tedesco non se la cava molto bene, quindi uffici e altro tipo di esposizione alla parte della proprietà commerciale, che ora insomma fa paura molto, e allora certo, gli investitori si tirano fuori dalle loro azioni, dai loro bond che hanno comprato di queste banche, e tu vivi in questa situazione in cui il problema del commercial real estate non è solo un problema americano, ma è un problema che potenzialmente potrebbe espandersi anche all'Europa, e comprare le banche europee non è che mi fa impazzire come idea, Marco. Sì, è vero, è vero. Attenti sempre alle narrative che vedere sui giornali, sui telegiornali. Adesso in Italia, sono stato a Milano settimana scorsa, si parla tantissimo di questo boom delle banche, visto che ha fatto Unicredit, sì. MPS, eccetera. E Alf, siamo praticamente arrivati alla fine. Dei punti di attenzione per un investitore che in questo momento cerca di non affogare in questi massimi storici. Quali sono un po' le cose, i parametri, i dati che deve guardare con molta, molta attenzione? Perché sono quelli che magari più sensibilmente intaccheranno la finanza. Allora, tre cose che potrebbero sembrare non correlate ma lo sono. La prima, chiaramente i dati del mercato del lavoro e dell'inflazione americani che verranno nel giro delle prossime 2-3 settimane, prima del meeting della Fed di marzo. Nel meeting della Fed di marzo farei molta attenzione al dot plot che la Fed tira fuori, specialmente all'ultimo dot, che si chiama long run dot, che è la loro stima del livello neutrale per l'economia americana. Se te lo alzano, causano un sell-off del mercato dei bond molto importante, che potrebbe avere ripercussioni anche sul mercato azionario. E la terza cosa che devono guardare è la Bank of Japan, che adesso non sembra c'entrare nulla con tutto questo, ma gli amici giapponesi sono stati lì pazienti per un anno, non hanno fatto nulla, ci si aspettava una mossa ogni meeting, no? Sì. Non arriva mai sta mossa, ora nessuno si aspetta quasi più niente, è lì comodo. Secondo me loro che fanno? Stanno aspettando veramente di vedere un consolidamento, il fatto che i tassi elevati altrove nel mondo rimangono elevati per un bel po' di tempo, così che anche loro finalmente si possano permettere di seguire un po' l'onda e rialzare i loro tassi senza avere un apprezzamento dello yen fortissimo, no? Certo. Gli hanno paura che se apprezzano troppo lo yen importano deflazione, e decisamente non è quel che vogliono in Giappone, vogliono generare un po' di inflazione, quindi hanno aspettato molto per vedere se fosse un fuoco di paglia o una cosa solida. Adesso secondo me hanno parecchi dati per dire ok, ora li possiamo seguire. Se si muove il Giappone, che è l'esportatore di capitale più grande al mondo, ok, il Giappone, gli investitori giapponesi sono gli investitori più grandi al mondo che spostano capitali, specialmente il mercato obbligazionario europeo e americano. Quindi occhio se si muove il Giappone alle varie ripercussioni negli altri mercati obbligazionari. Sì, del resto il Giappone, lo diciamo spesso, no? Lo yen è un safe haven, perché? Perché l'obbligazionario viene acquistato da giapponesi, viene tenuto, lo portano a scadenza indipendentemente dai rendimenti, e questo rende lo yen, che ultimamente non sta proprio infatti agendo, proprio per queste dinamiche, da bene rifugio, da valuta rifugio. Allora, dai, chiudiamo qui, ma prima di chiudere di nuovo rimetto la tua mail, mi sembra assolutamente doveroso. E come funziona adesso? Quali sono gli step? Perché adesso sei in una fase di pre-chiusura. Sì, giusto? Corretto. Quindi adesso gli investitori che mi stanno approcciando con interesse per il fondo hanno un vantaggio grosso, che è quello di poter beneficiare in questa finestra, che durerà ancora per qualche settimana, di condizioni molto favorevoli, sia dal punto di vista delle fees del fondo, che sono scontate per sempre, sono molto convenienti, sia avere accesso alla mia ricerca macroeconomica in maniera gratuita. Quindi vari hedge fund nel mondo che pagano per questa ricerca economica, voi riceverete la stessa gratis come investitori preliminari e iniziali nel fondo. In questa fase il fondo è aperto per motivi regolamentari a persone che possono allocare 250.000 euro o più. Se qualcuno volesse considerare
di ricevere materiale per capire il fondo che fa, che target di rendimento ha, che target di volatilità, eccetera, eccetera, c'è un bel memo che ho preparato che spiega tutto, basta scrivere a questa mail e approcciarmi e possiamo tranquillamente avere una comunicazione al riguardo. Bene, bene, ottimo, è molto interessante questa parte, non la sottovalutate, l'ha detta, la ripeto perché ci tengo, è evidente che Alf vuol far bene, soprattutto per bene vuol dire non avere una black box, no? Una scatola nera dove solitamente quando date i soldi a, ad un fondo glieli date, vi fate il segno della croce, aspettate a fine anno per vedere, vero, no? Funziona così, purtroppo, sì. Per vedere se sono stati fatti i rendimenti, non sapete quello che succede lì dentro, che decisioni vengono prese, da chi, per quale motivo, le logiche, invece in questo caso potrete probabilmente seguire attraverso le analisi i meccanismi di ragionamento dietro ai posizionamenti che vengono fatti. Sì, Marco, l'idea è quella di aiutare l'investitore nel fondo, non solo con i rendimenti che spero di generare con le mie strategie, ma soprattutto anche con un flusso di informazioni che vengono date all'investitore, che così può usarle per poi poter gestire i propri investimenti separatamente. Ricorda, il mio fondo è un complemento alle strategie di investimento che un investitore già usa normalmente per i propri risparmi, e ricevere la mia ricerca macroeconomica dovrebbe aiutare anche a prendere delle decisioni sul resto del tuo portafoglio, quindi anche un percorso educativo che viene insieme all'investimento. Perché le posizioni, scusami se ti ho interrotto per dire, perché le posizioni sono visibili? Sì, in pratica quel che succede è che, a parte la bella lettera classica mensile che tu ricevi da investitore, ma anche in quel caso c'è una spiegazione del perché abbiamo preso delle posizioni in diverse Questo cose. È impagabile, a dire la verità. Perché a me non piace l'idea di stare un po' in quella torre d'avorio dove ero prima ING, per motivi regolamentari di compliance, e gestire un portafoglio di 20 miliardi significa non poter essere pubblico con le tue posizioni, ok? Adesso invece con gli investitori che decidono di venire nel fondo c'è un percorso insieme, non solo di ritorni chiaramente che devono essere generati dalle mie strategie, ma anche di educazione, di informazione che fa parte del percorso solo se si alloca chiaramente nella parte iniziale del fondo. Quindi adesso fee scontate per sempre e accesso a questo flusso informativo gratis, ma chiaramente solo se si agisce nella finestra che durerà qualche altra settimana. Bene, bene, un motivo in più per agire. Scrivete qui ad Alf, qualsiasi cosa scrivete a me, girerò pure tutto quanto ad Alf. Beh, grazie mille, finalmente, non viviamo lontanissimi tutto sommato. No, siamo abbastanza vicini. Per una cosa che non sono sicuro di aver detto abbastanza chiaramente, in questa finestra, ora, l'allocazione minima che ti rende eleggibile ad ottenere questo trattamento super privilegiato è 250.000 euro. In seguito, dopo a questa finestra, ci sarà anche potenzialmente un'allocazione per capitale più bassi, potenzialmente, ma in generale lo dico perché se siete interessati a capire che strategia ha il fondo, cosa fa il fondo, scrivete lo stesso una mail perché non costa nulla ricevere l'informazione. Certo, ottimo. Bene, allora grazie mille per la visita, Alf. La rifacciamo, così magari facciamo anche un update sul fondo. Grazie mille. Grazie e a te, buona visione a tutti. Sono sicuro che ho visto i commenti, siamo stati utili oggi e sei stato molto pratico e preciso. Grazie della tua generosità nel darci informazioni. Ci vediamo prestissimo. Buon continuazione di giornata e soprattutto in campana con gli earnings di Nvidia stasera. Decisamente. Ciao. 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 Ciao.